Alonso, dopo il GP di Baku, disse che la Ferrari avrebbe fatto fatica a Miami con temperature più calde. E il team di Maranello ci ha deluso, è evidente a tutti. Nonostante la domenica c'erano 20 gradi in meno della temperatura dell'asfalto rispetto al venerdì di prove libere. E quindi la Ferrari si è mostrata quarta forza a Miami dietro a Aston Martin, ma soprattutto dietro a Mercedes. E questa è la delusione più grande, secondo me, proprio a causa di una finestra di setup troppo ristretta. E nel video di oggi andiamo ad analizzare come mai Ferrari ha utilizzato questa finestra di setup a Miami, quali sono i problemi, come andranno a risolverli e quali sono gli aggiornamenti che arriveranno a Imola e Barcellona. E anche la classifica dei costruttori conferma Ferrari quarta, 78 punti all'attivo, lontana 18 punti da Mercedes con 96 totali e distaccata di 24 punti da Aston Martin che si ferma a 102. Ma la vera domanda che tutti ci facciamo è: com'è possibile che dopo il GP di Baku, che sembravano risolti tutti i problemi, ci ritroviamo una Ferrari addirittura dietro a Mercedes, che sulla carta non ha portato aggiornamenti qui a Miami. Ha portato qualcosina a Baku sulla sospensione posteriore, ma poca roba. E Aston Martin all'attivo non ha ancora portato nulla. Deve portare i suoi aggiornamenti a Imola, Canada e Silverstone. Quindi qual è il problema? Il problema alla base di questa SF23 è che appena esci dalle condizioni ideali su cui hai sviluppato un assetto, la macchina non risponde come dovrebbe. Inizia a muoversi troppo. Leclerc, dopo le interviste a Miami, si è lamentato di una macchina che si muove ovunque. E non è un problema solo di sospensioni, ma tutta la piattaforma che non risponde come dovrebbe. E questo perché le condizioni dell'asfalto e il meteo è cambiato dal venerdì alla domenica. E quindi i piloti hanno preparato un assetto molto estremo e molto performante il venerdì, che nelle prove libere rispondeva bene, e soprattutto rispondeva bene sul ritmo qualifica, ma che poi sul passo gara che Ferrari ha provato effettivamente nelle FP3 non ha dato i riscontri sperati. E quindi si verificano quelle oscillazioni anomale che vanno a danneggiare la piattaforma forma aerodinamica della monoposto. E sostanzialmente abbiamo visto lo stesso distacco che si è mostrato a Jeddah nei confronti di Red Bull. Ferrari si è presa 7 decimi di distacco al giro, che è un'eternità in ottica passo gara, e quindi nonostante gli aggiornamenti portati a Miami di Ferrari, la modifica al fondo e al diffusore, questi non hanno compensato gli aggiornamenti portati da Red Bull a Baku, con lo scavo ancora più accentuato nella zona delle pance e della bocca dei radiatori. Ma andiamo a vedere cosa Ferrari ha in mente di portare per Barcellona e Imola. Soprattutto a Barcellona, ragazzi, arriveranno aggiornamenti importanti sulla SF23, che speriamo possano cambiare anche le sorti di questo mondiale, dove Red Bull ha vinto tra quest'anno e l'anno scorso 21 delle 24 gare disputate, e in totale dall'anno scorso su 27 gare 22 le ha vinte Red Bull, 4 Ferrari e una Mercedes, alla faccia del cambio regolamentare che dovrebbe aumentare lo spettacolo. Ma ne parliamo nel corso del video. Prima di continuare, se vi piacciono i video lasciate un like per supportarci in questa missione. A voi non costa nulla, ma per noi fa una differenza enorme, quindi iscrivetevi, attivate le notifiche così non vi perdete nessun video che esce qui sul canale. Vi ringrazio di cuore tutti i commenti di sostegno, e tra poco arriverà anche una novità importante, una nuova iniziativa dedicata a voi, ma vedrete in queste settimane che ve l'annuncerò. Io sono Rastro e oggi parliamo della situazione di Ferrari, ma soprattutto andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i problemi di questa SF23 dopo Miami. Il problema di base è che non è l'unica Ferrari a portare gli aggiornamenti. Anche Red Bull sta portando tanti aggiornamenti, che però dovrebbe diminuire nella seconda parte di stagione a causa della sanzione sul budget cap che gli impedisce di utilizzare tutti i run in gallerie del vento previsti, anche se sappiamo che questa sanzione ha avuto un impatto minore di quello previsto. Comunque gli aggiornamenti portati da Ferrari a Miami sul fondo e diffusore sono valsi un decimo al giro. Quelli di Red Bull portati a Baku, che dopo sono stati anche rivisti nelle prove libere a Miami con un lavoro con la Flowviz per vedere esattamente dove vanno i flussi, sono valsi in totale 3 decimi al giro. Ovviamente considerando anche le condizioni della pista, il layout diverso, insomma tanti fattori che hanno cambiato anche le performance delle monoposto. Però capite bene che se uno migliora di un decimo e l'altro migliora di 3 decimi e l'altro è già in testa, è difficile recuperare il gap. E Leclerc a sto giro a Miami ha provato un setup molto più estremo di quello anche di Sainz, per provare a essere più competitivo sia in qualifica che in gara.
Abbiamo visto un Leclerc che poteva anche lottare per la pole il sabato, ma la domenica Charles è stato inesistente sul passo gara. Questo ci dimostra che la SF23 è una monoposto che non risponde ai cambiamenti setup in maniera positiva, mostrando i limiti progettuali della monoposto, e quindi bisogna trovare una nuova direzione di sviluppo da Barcellona in poi. Dopo Jeddah, Vasseur aveva detto che non voleva cambiare la natura della SF23 e che gli aggiornamenti avrebbero solamente massimizzato il potenziale della monoposto, cercando di estrarre questo potenziale non solo al simulatore ma anche in pista. E avendo avuto assetti anche diversi, sia Leclerc che Sainz hanno mostrato un comportamento della monoposto diverso in gara. Leclerc si è trovato meglio con le hard, passo più costante, Sainz si è trovato meglio con le medie, a dimostrazione ancora una volta che la coperta è troppo corta. Quindi i limiti non sono solamente di comprensione maggiore della monoposto, i limiti sono effettivi sulla macchina, che in determinate condizioni e se non sviluppi un setup ad hoc è lenta. Non puoi avere sempre un mese di pausa aprile per sviluppare l'assetto per Baku, per esempio, dove Ferrari poi si è dimostrata competitiva. Ci vuole una monoposto che ha una finestra di setup più ampia, in questo modo riesce a fare un setup più velocemente e riesce anche a ottimizzarlo meglio per ogni tracciato, come fa per esempio Aston Martin. Prendo come esempio proprio il team di Silverstone, perché non è il migliore in griglia attualmente, che è invece Red Bull, ma vedendo le performance di Alonso, che ha fatto tutti i podi a parte a Baku dove è arrivato quarto, si è dimostrato essere molto costante sul ritmo gara e quindi anche sui risultati. È vero che se tu vai a seguire la direzione di Aston Martin non andrai mai a battere poi il tuo vero rivale che è Red Bull, copiare non ti porta mai a essere migliore di chi copi, però si potrebbe partire da quella base per poi sviluppare un progetto tuo interno a Ferrari. A Imola arriveranno aggiornamenti specialmente sulla sospensione per cercare di migliorare il setup della monoposto e quindi aumentare il grip meccanico al posteriore, mentre da Barcellona si andrà a cambiare la direzione di sviluppo. Sappiamo che ogni team ha gli aggiornamenti già impostati per tutto l'anno e quindi per tutta la stagione, però un mese fa Ferrari ha deciso di cambiare alcuni aggiornamenti che sono quelli di Barcellona. Ma quale sarà questo cambiamento sulla direzione di sviluppo? Molto probabilmente Ferrari andrà a scavare ancora di più nella parte inferiore delle pance per avere più aria che arriva nella zona del diffusore e della beam wing, che verrà caricata di più. Sarà più una beam wing simile a quella di Red Bull, più carica e quindi più voluminosa, in modo da generare più carico e abbassare di più la monoposto al posteriore. Per provare a migliorare il passo gara si andrà anche a migliorare l'efficienza aerodinamica della SF23, che è già buona comunque di suo. Verranno probabilmente anche riviste le pance con lo scavo e si cercherà di tenere per ora il DNA della SF23, ma portando delle modifiche che permettono di sfruttare meglio il retrotreno e migliorare i flussi in quella zona. Anche perché se si va a caricare di più la beam wing e anche l'ala posteriore, si va a perdere poi di drag sulla monoposto. Quindi bisogna trovare un compromesso perlomeno nella zona delle pance. Un altro problema che non permette un cambiamento in corso d'opera della SF23 nella direzione della RB19 è che il cono antintrusione è presente nella zona inferiore delle pance, al contrario di Red Bull, e questo non permette uno scavo così grande nella zona inferiore delle pance. Ci vorrebbe proprio un cambiamento radicale dello scheletro della monoposto e quindi delle parti interne, che attualmente non è possibile sia per questioni di costi per il budget cap e anche perché si vuole mantenere comunque il DNA della SF23. Quindi gli aggiornamenti previsti per Imola e Barcellona sono: a Imola un cambiamento più interno della sospensione posteriore, che sarà però propedeutico per dei cambiamenti esterni che vedremo a Barcellona, in particolare sulla beam wing, sull'ala posteriore, e uno scavo più accentuato nella parte inferiore delle pance per migliorare i flussi generali della monoposto e il concept aerodinamico, cercando di ridurre la resistenza aerodinamica sulle pance e aumentare la resistenza aerodinamica nella zona posteriore, però aumentando anche il carico, cercando quel famoso stallo del posteriore che ha Red Bull soprattutto in zona DRS. E concludo questo video dicendo che secondo me Ferrari dovrebbe lavorare anche sulla gestione del personale per trovare un nuovo direttore tecnico. Sappiamo che questa figura l'anno scorso la ricopriva Binotto, essendo anche team principal. Quest'anno è affidata a Cardile. Come abbiamo detto più volte, Cardile non può essere un buon direttore tecnico attualmente perché ha un altro ruolo in Ferrari, quindi questo è un punto che Ferrari deve risolvere. Sappiamo che Vasseur è un ottimo gestore del team, un ottimo team principal, ma sulle competenze tecniche ci vuole una figura di riferimento. E dal mio punto di vista, da ora in poi vedremo una Ferrari che si troverà molto meglio nelle piste dove c'è una condizione della pista uguale tra venerdì e la domenica, invece farà molta più fatica in quelle gare dove c'è un'evoluzione della pista dal venerdì a domenica elevata, cambia il grip e cambiano anche le condizioni dell'asfalto. Insomma, se le condizioni rimangono simili tra il venerdì e la domenica, Ferrari riesce a fare un assetto simile e che funziona in entrambi i giorni. Caso contrario, Ferrari può fare un assetto buono magari
magari per il sabato, ma che non va bene per niente per la domenica, come è successo a Miami. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di aggiornamenti che arriveranno a Imola e Barcellona. Secondo voi Ferrari questa stagione può migliorare e dopo gli aggiornamenti confermarsi seconda forza? Ormai vedete Aston Martin e Mercedes superiori? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.